Ciao a tutti! Allora, oggi mi trovo in questa location abbastanza zen e per l'occasione io ho qui per voi una super chicca. Vi sto parlando di questi. Che cosa sono questi? Allora, non si tratta di pere a forma di Buddha, come qualcuno mi aveva detto in passato. Mi aveva contattato in privato e mi aveva detto: Fabio, io sono venuto in Cina al supermercato e ho visto queste pere a forma di Buddha. No, queste non sono pere e soprattutto questi non sono Buddha. Questi sono dei bambini. Questo in cinese si chiama Wawa Renshen Guo e tradotto in inglese sarebbe il Baby Ginseng Fruit. Quindi il frutto ginseng bambino, che però non ha nulla a che fare con il ginseng che conoscete. Questo è un frutto mitologico cinese che è comparso anche nella grande opera Shiyoji, non so se sapete il Journey to the West, scritto da Wu Chun'en, sapete no? Le avventure di Sun Wukong, il re delle scimmie. E in pratica in quest'opera compare anche questo frutto. E nel racconto si dice proprio che la pianta di questo frutto ci metta 3000 anni per poter fiorire, poi altri 3000 anni per avere i suoi primi frutti e poi questi frutti a loro volta per poter maturare ci mettono altri 3000 anni, praticamente un totale di 9000 anni per poter avere questo frutto. E tra parentesi, una pianta produce soltanto 30 frutti. Sempre secondo la leggenda si dice che chiunque annusi questo frutto in questo modo qua avrà una vita di 360 anni e inoltre se uno invece mangia questo frutto potrà vivere per 47.000 anni. E se avete visto il film è anche buffa questa scena nella quale c'è appunto Sun Wukong, il re delle scimmie, col suo amico maiale Zhu Bajie, il quale appunto prende questo frutto e lo condivide col suo amico e poi se lo mangia in questo modo, proprio così, in questo modo qua. Wow, adesso potrò vivere per 47.000 anni, cioè poi non so se è vero, cioè nel senso vedremo se ci arrivo a 47.000 anni, poi ve lo dico, anche se voi probabilmente non sarete più lì. A meno che non venite anche voi qui in Cina e provate anche voi questo frutto. Insomma, il Wawa Renshen Guo, secondo la mitologia cinese, è un frutto a forma di bambino che vi allunga la vita. Tuttavia, questo non è il vero frutto del ginseng bambino. Questo in realtà è Tianhua, che sarebbe un particolare tipo di melone abbastanza dolce. Questo melone, come potete intuire, in natura cresce a forma sferica. Ma allora, perché viene fuori a forma di bambino? Bene, questo penso che sia un trucco ormai vecchio quanto il mondo. In pratica, quando il frutto nasce, lo si mette all'interno di uno stampino e poi dopo, quando matura, questo frutto prenderà la forma dello stampino. Questa è anche la stessa tecnica che viene utilizzata anche in altre parti del mondo, mi viene ad esempio in mente il Giappone con le sue angurie quadrate o anche con le fragole a forma di cuore, ed è utilizzata anche qui in Cina per fare questi. Insomma, una buona trovata dagli agricoltori per poter mettere un po' di cultura, un po' di tradizione all'interno della frutta, per creare un qualcosa di abbastanza simpatico che sicuramente piace ai bambini, ma anche agli adulti. Anzi, secondo me, se siete invitati a qualche cena o a qualche pranzo qui in Cina, per fare bella figura, per non presentarvi a mani vuote, potete anche portare un po' di questi come regalo e così fate anche capire che conoscete la mitologia cinese. Insomma, fate la vostra bella figura. Ovviamente questo tipo di melone dolce viene venduto in sovrapprezzo rispetto al normale melone dolce, perché comunque per farlo ci vuole un certo tipo di lavorazione, un certo tipo di tecnica, e poi comunque il prodotto finale è un qualcosa di carino, come vi ho detto, vedete no? Tutto quanto fatto bene con la faccia, qui c'è anche il simbolo Fu, vedete, poi qui dietro ce n'è uno anche più grande, appunto il carattere cinese della prosperità, appunto qui addirittura una sciarpina di colore rosso. Sapete bene che significato abbia rosso per i cinesi e insomma ci si augura una lunga vita. Insomma, questo è un Renshen Guo, ma non è veramente un Renshen Guo.
Interessante notare però che qui in Cina esiste veramente un frutto che si chiama Renshenguo. E in pratica si tratta di un altro tipo di melone che viene invece dal Sud America, è conosciuto anche come sweet cucumber, appunto cetriolo dolce per via del suo gusto, e quando è stato importato qui in Cina i tibetani lo avevano chiamato con un nome che significava frutto della lunga vita, e quindi i cinesi, per analogia con l'opera di Wu Chun'en, appunto Li Xiuji, hanno ben pensato di chiamarlo Renshenguo, appunto frutto ginseng bambino, anche se anche qui non ha nulla a che fare con il ginseng che conoscete voi. Niente, dai, che dire. Da questo video culturale barra mitologico è tutto. Se vi è interessato, mi raccomando, lasciatemi un bel mi piace. Se vi interessa continuare a seguire La mia vita in Cina, iscrivetevi al canale e seguitemi su Facebook. E noi ci vediamo qui per un prossimo video dalla Cina. Ciao ciao!